per partecipato a questa serata organizzata dal gruppo Movimento 5 Stelle di Susa, che ha la finalità di dare la voce a voi, a noi, perché noi alla fine come Movimento 5 Stelle di Susa ci riteniamo più cittadini che movimentisti, e per cui questa serata, che si chiama La parola ai cittadini, già dal titolo spiega, diciamo, bene di cosa andremo a trattare. Quindi sarà una serata incentrata sul confronto, sulla condivisione di idee e di proposte per il territorio segusino, e quindi faremo, insomma, così un utilizzeremo dei metodi partecipativi con l'aiuto di una persona che a breve presenterò. Faccio solo una dovuta premessa: noi come Movimento 5 Stelle di Susa stiamo iniziando a lavorare ad un programma elettorale per le prossime amministrative comunali di Susa, e sarebbe nostra intenzione quella di coinvolgere la popolazione in questo percorso. Quindi fare un programma partecipato con la cittadinanza. Questa serata è quindi per noi assolutamente importante e propedeutica a questo passaggio. Quindi iniziare comunque a parlare con voi, confrontarci e tirare fuori delle buone idee, delle buone proposte. Anche perché siamo abituati a un tipo di rapporto fra l'amministrazione pubblica, comunale, e quindi gli eletti e gli elettori, i cittadini, che è ormai ridotto a un rapporto così basato su un soggetto passivo che è il cittadino, che per 5 anni delega in bianco un sindaco piuttosto che un assessore o un consigliere. E quindi vorremmo proprio ribaltare un po' questo concetto, mettendo da parte quelle barriere che sono anche costituite da postazioni come queste, dove da una parte appunto c'è la maggioranza e la minoranza di turno, di là la minoranza, di là la minoranza, e anch'io. E quindi cercare di creare un rapporto più umano e più condiviso con i cittadini. Bene, io innanzitutto presento gli ospiti di questa serata. Ringraziamo Bruno Aprile, che è il coordinatore del Comitato Cittadino di Democrazia Diretta e che quindi ci darà una grossa mano questa sera per imbastire un po' quello che abbiamo in mente di fare. E poi naturalmente ringraziamo Davide Buono, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che abbiamo già avuto l'occasione di ospitare qualche volta. Bene, io passerei la parola a Bruno, se vuoi fare un'introduzione. Grazie Lorenzo. Buonasera, signor Davide. Buonasera a tutti. Allora, la presentazione l'ha fatta già Lorenzo, io sono Bruno Aprile del Comitato Cittadino di Democrazia Diretta, un comitato che opera a livello nazionale, e poi dopo. Nella presentazione, dopo questo esperimento di democrazia diretta, vi spiegherò molto brevemente di cosa si tratta. Questa sera utilizzeremo un metodo semplice e molto economico di partecipazione popolare, dove i cittadini possono proporre quello che secondo loro, nella specie di questo comune di Susa, secondo loro occorrerebbe proporre, occorrerebbe fare. Dopodiché si mettono ai voti le proposte. Diciamo che lo faremo in maniera molto sintetica e ridotta, giusto per abbreviare i tempi. Solitamente si può fare anche in un paio d'ore un esperimento del genere all'interno proprio di un'assemblea consiliare, dove sarebbe consentito. Per adesso di casi concreti ancora non ce ne sono, l'eccezione di Rovereto, dove stanno sperimentando appunto questo metodo di partecipazione, che comunque trae spunto dagli antichi metodi di
si usavano nell'antica Grecia, nelle Agora, che si utilizzano tuttora nelle comunità montane della Svizzera, e che traggono spunto dai cosiddetti town meeting che sono nati nel 400 anni fa negli Stati Uniti d'America, che tuttora, modernizzati dalla tecnologia moderna, dai computer, dell'informatica, vengono ancora impiegati e raccolgono anche migliaia e migliaia di cittadini. Allora, io inviterei chiunque vuole proporre qualcosa che ovviamente sia attinente al comune che si usa, può indicare innanzitutto il suo motivo, il titolo della proposta, dell'iniziativa che vuole proporre, dopodiché avrà 3 minuti a disposizione per presentare la proposta, dopodiché l'uditorio e il pubblico presente può rivolgere delle domande al proponente per comprendere meglio la situazione, avrà 1 minuto a disposizione per rivolgere la domanda e il proponente a sua volta dopo risponderà in 1 minuto di tempo alle domande fatte. Raccoglieremo al massimo 3 domande giusto per sintetizzare, quindi se c'è qualcuno che vuole proporre qualcosa lo dica, alzi la mano. Prima raccogliamo i proponenti, i titoli solo delle proposte, dopodiché andremo a proporre. Se c'è qualcuno che vuole proporre qualcosa, si faccia la domanda. Lorenzo scriverà il suo nome. Sì, allora, nome, nome Giovanni. Cognome Barese. Va bene, è sufficiente magari. Il titolo proposta, sistema di raccolta differenziata dei rifiuti anche per turisti. Capito? Sistema di raccolta differenziata. Anche per turisti, quindi sia per residenti che per turisti. Quella per residenti è banale, esiste già. Intendo dire per i turisti, okay, oltre che per i residenti. Allora, per adesso mettiamo solo il titolo, poi avrò un po' di spiegare. Qualche altra proposta? Qualcun altro che vuole presentare qualcosa, vuole proporre qualcosa per il comune? La stessa persona può rivolgere proposte? Sarebbe meglio diversificare, però vediamo, se poi non ci sono proposte magari faccio anche fare un'eccezione, giusto per arricchire la serata e per entrare nel merito del metodo. Non abbiate remore, cioè prendete proprio come un gioco. Anche se poi i temi sono importanti, però non vi fate particolari problemi. Domenico? Sì. Barriere architettoniche. Qualche altra proposta? Due ti bastano. Va tutto bene, scusa, in questo momento. Ci sono talmente tante cose che non vanno. Giusto per entrare un pochettino nella. Chiedo scusa, il titolo della mia proposta non mi sembra molto aderente come è stato scritto. Il sistema differenziato a turisti. Semmai perché residenti cittadini si intendono quelli che già sono assoggettati a questo sistema. Residenti e turisti. Cerchiamo di arrivare almeno a 5, facciamo uno sforzo, giusto per rendere partecipativo. Marco, prego. Abolire o ridurre al massimo gli oneri di organizzazione in caso di recupero degli edifici esistenti. Scusate, Abolire o almeno ridurre al massimo gli oneri di organizzazione nel caso di recupero di edifici esistenti. Possiamo dire che è troppo il consumo del territorio? Anche
perché comunque ai comuni bene o male non gli costa urbanizzare il centro storico che comunque è già urbanizzato, ma nello stesso tempo invoglierebbe i cittadini a cercare dopo spiegherà meglio tutto. Allora, siamo arrivati a 3. Qualcun altro che vuole proporre qualcosa? Io sono di Viterbo. A questo punto direi che possiamo... No, scusa, ogni riorganizzazione ma nel centro storico, perché se è messo così sembra una rivoluzione un po' esagerata. Centro storico, là, per sintetizzare. A uso pubblico, dato che è una struttura che si trova in una proprietà privata. Un ponte ancora perfettamente efficiente, e ne facciamo l'altro. Transitava da 8 metri, sarebbe bello poterlo utilizzare in maniera razionale, dato che manca il ponte degli abissi. Possiamo sintetizzare l'utilizzo ponte l'utilizzo ponte ex assa, l'uso pubblico, qualcosa del genere. Chiaramente una proposta da portarsi a una pubblica permetto di tempo dopo per spiegare bene la cosa. C'erano delle persone che dormivano lì nella sala. Siccome ho visto che qui c'è anche una grande caserma dell'esercito che credo sia chiusa e dismessa, non so cos'è. Magari in un comune come Susa si potrebbe fare un esperimento, recuperare la struttura della caserma per aiutare queste persone. È vero, c'è una caserma in disuso? Sì, sì, la caserma cioè anche come esperimento. Anche solo come esperimento, nel senso magari in un posto come Susa si può fare. Cioè, io poi ho detto la caserma perché mi è venuto in mente quello, però non so, qualcosa. Scusa. Il corridoio pedonale, da che sono due. Una è la una parte del lavoro di fare. E l'altra è. Qualche altra proposta? Una ciliegia tira l'altra, magari si sta movimentando un po'. Visto e considerato che si è citato Stefania, è stato citato l'ospedale per questi barboni e degli indigenti che dormono. Io proporrei stasera una discussione sulle condizioni attuali e le prospettive future dell'ospedale Sigusino. Sì.
L'operatore aggiunge centri di aggregazione al chiuso, visto che i mesi invernali sono freddi, sono più di quelli. No, Susa, ma anche effettivamente un posto un polivalente, ma comunque un posto per anziani, per giovani. Per anziani proprietari terrieri. Quindi orti urbani condivisi? Orti urbani condivisi. Non lo so, io tanto ti conosco.
parte del tempo. Adesso chi ha fatto la proposta ha 3 minuti di tempo per presentarla, cercando di spiegarla nel migliore dei modi. Dopodiché, al termine della sua presentazione, il pubblico potrà chiedere ulteriori elucidazioni. Si possono fare 3 domande. Dopodiché il proponente avrà ancora, a seconda delle domande fatte, 1 minuto per ogni domanda per rispondere, quindi per chiarire ulteriormente la proposta. Una volta chiarita ulteriormente la proposta e risposta alle domande, poi i presenti voteranno la proposta. E così poi si passerà il turno al secondo proponente di Scusate, solo operativamente. Soprattutto nei mesi estivi. Solo operativamente chiederei che chi deve fare la proposta. Sì, è lui che deve parlare. Grazie. Teniamo il tempo. Ho osservato che soprattutto nei mesi estivi. Scusi il capo, l'informazione. Purtroppo ho dovuto osservare che nei mesi estivi soprattutto moltissimi turisti che acquistano a Susa superano perfino l'abitazione delle persone residenti, i loro rifiuti li mettono nei contenitori di raccolta pubblici indifferenziati e come tali finiscono smaltiti, quando non finiscono perfino a terra, quando perfino questi contenitori stracarichi non vengono poi dal vento parzialmente svuotati e i rifiuti si trovano un po' dappertutto per la città. A questo scopo io penso sarebbe molto opportuno introdurre un sistema sul quale bisognerà poi ragionare come meglio farlo per la raccolta differenziata dei rifiuti anche per i turisti che non hanno schede, tessere, magnetiche per poter accedere alle isole per la raccolta differenziata dei residenti. E ora, per lo più, i contenitori, anche del tipo raccolta porta a porta di condomini, di singole residenze, cioè, hanno dei biglietti, non possono i turisti adoperare. Quindi, gioco forza, si trovano costretti a utilizzare dei contenitori per raccolta indifferenziata. Una soluzione al problema potrebbe essere innanzitutto obbligare gli esercizi commerciali a avere al loro interno, soprattutto quando si tratti di alimentari, di bar, di alberghi e quant'altro, soprattutto se nelle vicinanze di monumenti storici molto interessanti e frequentati dai turisti o di zone di transito tipo la stazione o altre aree, fermate di autobus, quanto possa essere, ad avere dei contenitori di raccolta differenziata proprio ad uso dei turisti. In alternativa si dovrebbe prevedere qualche isola adeguata proprio ai turisti con una scheda che a cura delle agenzie turistiche dovrebbe essere fornita ai turisti. Penso di non dover aggiungere altro, spero di essere entrato nel caso. Abbiamo ancora 56 secondi. Discuteremo per rispondere a qualche eventuale domanda, se consentito. Sono a disposizione per le domande. Per migliorare la cosa bisognerebbe anche montare col portafoglio, perché sennò l'educazione non basta, o qualche contenitore in più. Purtroppo che siamo in italiani, se non siamo toccati la portafoglio. Allora, per terminare questa serata,
benissimo, ma non perché vogliamo essere fiscali, no? A questi, a quelli che sono i metodi che vengono utilizzati a livello nazionale, che prevedono che ci sono 3 minuti per l'esposizione, 1 minuto per ogni domanda, però deve essere una domanda, non una presentazione, e con prenotazione. Quindi, silenzio. Chi si vuole prenotare per fare una domanda, rispondere, vanno fuori, per favore. Non si capisce niente. Quindi chi ha delle domande da fare alza la mano, così poi iniziamo, insomma, e poi il signore risponderà a ciascuno. Alla fine di tutte le domande, e quindi chi ha il proponente avrà un minuto per ogni domanda per ulteriori. L'argomento è interessantissimo ed è una cosa che si era già studiata in amministrazioni precedenti, questa cosa qui. Diventa difficile gestirla, nel senso che non è facile. Innanzitutto bisognerebbe, secondo me, insegnare ai segusini a fare la raccolta differenziata, che questa cosa qua è la prima cosa. L'altra cosa che è difficile riuscire a mettere in piedi è la diversificazione della merce, del materiale. Perché sono tante le cose, cioè, c'è la carta, il vetro, c'è tutto quel che il turista potrebbe portare, e non solo il turista. Adesso solo ha avuto i trascorsi del porta a porta, siamo passati alle isole di prossimità. Volevo dire questo, diventa difficile impostare soprattutto sul territorio segusino, sul centro storico e le vie fino a via Roma, e poi il flusso turistico va da via Roma fino al centro storico, delle altre campane, delle altre cose che chiaramente vengono a impattare il territorio. Sono d'accordissimo, se potesse fare sarebbe una cosa utilissima, ma perlomeno se non uscire fra questo, almeno limitare il differenziato a quelle che sono le necessità più urgenti, la carta, il vetro e la plastica, perché se avremo molte altre da aggiungere, avremo le pile, avremo i farmaci, avremo tantissime cose, neanche queste. Ma io volevo dire una terza la domanda è come risolviamo questa cosa qui, come riusciamo a mettere in carreggiata dopo la terza. Allora, un'altra domanda di Marco, io vorrei chiedere al proponente se ritiene che l'attuale raccolta, indipendentemente dai turisti, l'attuale raccolta rifiuti risponda a quelle che sono le esigenze di una cittadina turistica, ma anche per i residenti, e se l'amministrazione comunale fa tutto il necessario per poter promuovere una raccolta rifiuti che sia proiettata verso il futuro, quindi verso un sistema di recupero di energie, verso un sistema di rifiuti che tendono allo zero. E che cosa dovrebbe fare l'amministrazione pubblica per invitare i cittadini stessi, i residenti, a fare quello che secondo me non fanno, cioè la raccolta differenziata come Dio comanda. A me sembra che sia proprio l'amministrazione attuale che non la faccia. Ok, detto fatto, rispondere alla prima, ma mi sembra di aver già esaudito quello che potevo rispondere, quindi passo immediatamente alla seconda. Basterebbe sostituire i contenitori di raccolta indifferenziata con contenitori più piccoli o alternati nei luoghi di raccolta differenziata. Per esempio, tra l'altro, un sistema del genere esiste già alla stazione ferroviaria di Susa, però mancano i sacchetti. Ci sono i cerchietti per la raccolta differenziata, plastica, vetro, carta, i sacchetti sotto non ci sono. In particolare si potrebbe promuovere il tipo di raccolta differenziata presso l'esercizio stesso che vende il prodotto collegato. Per esempio, dove ci sta un giornalaio, una cartoleria, ci potrebbe essere la raccolta carta, ovviamente. Dove c'è la vendita di cose alimentari ci sarà l'organico, ovviamente. Penso che con questo la risposta possa essere abbastanza esauriente. Passiamo subito al punto che è molto più lunga e quindi mi ritengo di recuperare per gli spagnati per dare una risposta più particolare. Bisogna dire che è molto importante quello che
comporta il flusso turistico nella città di Susa. Tutto l'indifferenziato del turista può essere che vada addirittura a finire a Torino, che vada a inceneritori, mentre in gran parte se si va a guardare nei contenitori di raccolta indifferenziata della città, e io ho avuto occasione di farlo, si trova la plastica, si trova tanta, tantissime lattine di alluminio che sono di grandissimo valore economico e industriale, che andrebbero assolutamente recuperate. Quindi intanto una soluzione immediata, mi ha proposto un sistema che realizzi in maniera efficiente la mia proposta, sarebbe molto importante a mio parere. Quanto ai cittadini, l'amministrazione fa quello che è in potere di fare. I cittadini dovrebbero cercare di seguire i consigli della pubblica amministrazione, sviluppando il loro buon senso civico, perché io mi ritengo un cittadino dotato di sufficiente senso civico, che si è trovato benissimo con la raccolta differenziata che c'era prima, quando si raccoglievano differenziate le cose su via pubblica, e mi trovo benissimo altrettanto adesso anche con una raccolta porta a porta, salvo giusto alcuni problemi di orari legati e ai rischi legati a una situazione di centro storico dove tenere esposti di notte dei contenitori, dove chiunque potrebbe mettere per esempio un ordigno, come è successo a Firenze, può essere un po' pericoloso. Credo che abbia preso un po' di tempo. Ok, grazie. L'iniziativa di Giovanni, la vota alzando la mano. Chi non è d'accordo non alza la mano. Quale proposta chiede il pubblico? Giovanni, quella che ha toccato se non ci sono domande.
varie informazioni. Una domanda, vorrei capire meglio quello che ha detto riguardo all'ospedale. Beh, l'ospedale ha una rampa di salto. Solo i diversamente abili, metterei comunque i bambini, metterei le mamme con i passeggini, metterei gli anziani, perché anche gli anziani hanno difficoltà nella regolazione, o anche semplicemente delle persone che hanno subito un incidente o un infortunio che in quel momento hanno una ridotta, una parziale deambulazione o attività motoria. Quindi proporrei appunto, oltre ai marciapiedi, oltre alle rampe dell'ospedale, che in realtà c'è una rampa non segnalata, tra l'altro sempre ostruita dalle macchine. Altra domanda, terza e ultima domanda. Ma non è una domanda, però è per collegarmi al discorso. Sempre io. Io chiedo che si faccia uno studio, si faccia un progetto per dotare tutti gli edifici pubblici di Susa di accessi ai disabili, cominciando dal municipio. Quindi non è una domanda, ma è un più rispetto a quello che ha detto lui. Allora, ho visto delle rampe di accesso all'ospedale, non sono dall'ingresso principale, sono visibili, non vedo il motivo di segnalarle. Allora ti spiego una cosa, a Susa, l'ospedale di Susa, purtroppo per la mia sfortuna, è una zona che purtroppo conosco, e davanti alla rampa dei disabili all'interno dell'ospedale, se io arrivo da fuori non so che all'interno c'è una rampa, per fortuna ci sei, che all'ospedale di Susa ci va ogni 20 anni, non sa che c'è una rampa dietro. Nel momento in cui una persona anziana su una carrozzina, una persona non vedente, perché la disabilità è vasta, come diceva prima Stefania, non sa che lì c'è quella rampa. Il parcheggio che è vicino alla rampa è occupato perennemente da macchine dell'USL, che usano principalmente i medici, che sono più che sufficienti, cioè camminano, corrono e tutto quanto, e possono parcheggiare proprio là. Quindi i parcheggi vengono utilizzati. E per quello che andrebbe messo un cartellino che indicasse solo dove devono andare. Come diceva Stefania prima, le disabilità sono tantissime, dalla persona col passeggino, la persona anziana, il cieco che deve camminare con un bastone, che non ha possibilità di sapere dove si trova, di avere una scritta in braille vicino a un monumento, non ha una mappa in braille da poter toccare e dire sono in questo posto, sto vedendo alla mia maniera cosa c'è. Non sa niente di Susa. Susa è vincolata, ma vincolata a Susa come tutta l'Italia, però dico, iniziamo, visto che si deve parlare di un paese che è bellissimo, anche dall'Arena Romana, l'Arco di Augusto, a tutto quello che c'è a Susa, e andrebbe solo aggiustato con veramente piccole cose, con piccole spese, dalla piccola rampa in alto. Se mi fai un appunto su quel che hai detto prima. Ecco, gli edifici pubblici o con ascensore all'interno a non rovinare l'aspetto esterno, ci sono rampe che vengono fabbricate in Susa, cioè, adesso non voglio fare pubblicità in Susa, c'è Rita Amato di Borgone che è famoso in tutta Italia perché produce pedale mobile per disabili, e qui a Borgone, così a chilometri zero, possiamo usare anche Susa, conosco quello, ma ce ne saranno altri, magari vari che non acquistano. E niente, cioè vuol dire con veramente poche spese si potrebbe dare. È una cosa che ho dimenticato, a Susa uno turista che arriva in piazza, da via Roma, dal ponte in qua, non c'è un bagno. L'unico bagno che è sul vicino alla stazione è a pagamento e uno con la sede all'hotel non ci può entrare. È vergognoso che l'unico bagno pubblico che c'è a Susa è a pagamento, dove un disabile non può andare in bagno. Tante volte penso che Stefano lo può dire, c'è gente che va in bagno in ospedale, sì, perché fuori non c'è. Allora.
fare qualche considerazione? No, perché altrimenti non si può considerare. Come teniamo presente che comunque è sempre un esperimento, giusto così, no? Passiamo al voto della proposta. Vediamo la proposta di Domenico, io come sempre conto di qua, qualcuno conta di là, compresa la fila di là. Se invece con questa riduzione o abolizione, che sarebbe la cosa migliore, però non è detto che si possa fare, con questa soluzione si potrebbe incentivare la popolazione, il proprietario, a ristrutturare, logicamente se si ristruttura lo si farebbe in maniera antisismica, quindi adeguato alla normativa attuale, e quindi creare un pericolo in meno per la popolazione, per il centro storico in particolare, non si userebbe del nuovo territorio, quindi del terreno agricolo fertile. Nello stesso tempo si potrebbe, non so, nel primo anno si potrebbe essere una proposta provocatoria, ma nello stesso tempo di promozione, vedere se è una cosa che può essere fatta, se c'è qualcuno che effettivamente accoglie questa soluzione. Soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale, che ho paura che non si riuscirà a trovare una via positiva nel giro di poco, questo secondo me potrebbe essere anche un incentivo per chi sta lavorando e chi comunque vuole aggiustare un proprio edificio. In sintesi è questo, poi se avete delle indicazioni... Allora. Andiamo con le domande. Gabriele, non capisco perché sono nel centro storico. Cioè, ok, non nuovo terreno, quindi se lo faccio su una casa pericolata, ma non nel centro storico, perché non deve valere? Va bene. Allora, altre domande? Dove devo andare? Nella ristrutturazione è di mettere in sicurezza questi mobili, intende anche magari montare di fotovoltaico piuttosto di... cioè è fattibile la cosa? Sì, quello c'è già.
incidono questi oneri? Cioè, quanto si risparmierebbe in euro, cioè, più o meno, per capire la convenienza? Voce. Perché devono non pagare gli oneri al comune quando già lo Stato mette dei finanziamenti al 50, adesso 60% di ritorno sull'IRPEF? Cioè metterli ancora il risparmio sul comune, cioè poi bisogna costruirgli quasi la casa gratis, ci sono presi in centro. Prima era sul perché solo il centro storico? Forse perché questa è la risposta, nel senso che per incentivare di più il centro storico, dove abbiamo una situazione molto vetusta e pericolante soprattutto, forse quello può essere un incentivo maggiore per il centro storico, ma nello stesso tempo può essere anche allargato ad altre ristrutturazioni, però come diceva giustamente il signore c'è già anche il 50% sulle ristrutturazioni. Però sì, quella è una proposta che è venuta 10 minuti fa, quindi bisognerebbe lavorare meglio, però è da ragionarci sopra. La seconda, scusa, qual era? Sì, ma quello è già compreso nella normativa nazionale, quindi ok. Economicamente di preciso non so, forse l'architetto lo sa meglio, però non so. Penso che, non so, su un alloggio di 80-100 metri quadri potrebbe anche, non so, incidere sui 5-6 mila euro, 7 mila, una roba del genere potrebbe essere. E quindi, perché il mio concetto purtroppo l'ho pagato io sulla mia pelle, nel senso che pagare degli oneri di urbanizzazione che, come dice la parola, dovrebbero essere poi restituiti al comune, restituiti in opere di fognature, acquedotto e strade, diciamo nella zona, diciamo, dell'intervento. Nel centro storico bene o male è già urbanizzato, quindi automaticamente mi sembra di pagare qualcosa al comune che poi non mi restituisce. E quindi è quello il concetto e siccome su un alloggio di 80-100 metri quadri ho pagato sui 7-8 mila euro, mi è sembrata una cosa veramente esorbitante, quello che mi era partito la proposta. L'ultima, inserito il discorso che c'è già una legge nazionale, sì, però per cercare di incentivare maggiormente... Più 7, fa 60, 7 mila, ogni 100 mila, non so se è il lavoro. Sì, però sai meglio di me che quando vai a intervenire su un edificio esistente e vecchio, cercando di adeguarti con le nuove normative, sia sismico, cioè il contenimento energetico e acustico, ma soprattutto sismico, che è quello che stiamo parlando di contenimento energetico, però purtroppo non parliamo tanto di adeguamento sismico, che è la cosa secondo me principale, perché se uno ci crepa dentro, non è che l'anno dopo può buttare via 1000 euro in più di riscaldamento, però se sei in già morto non le butti più via le 1000 euro. Quindi purtroppo nelle ristrutturazioni le spese sono ingentissime e cercare di agevolare al massimo la popolazione affinché faccia degli interventi, perché così come sono adesso i centri storici, parlo di Susa ma in generale, sono veramente delicate. In caso di terremoto sarebbe veramente esatto, quindi ma non pensiamo che noi siamo tanto lontani, perché abbiamo una zona sismica fino a fino al Pocchiardo Sant'Antonino, quindi non siamo molto lontani. Il terremoto non è che guarda le cartine di divisione, anche se in una zona più favorevole, quando arriva prima basta la profondità maggiore che si espande a buono e quindi va con un raggio di azione molto più elevato, però quello non è prevedibile. Tu fa bene finire? Sono altro. Sì, altro, se ho tempo. Grazie. Va bene.
di contatto. No, non fai dopo, non voglio.